Ciao a tutti! Oggi prepareremo la sbriciolata all'arancia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti per la frolla sono farina di tipo 00, zucchero, lievito per dolci vanigliato, scorza d'arancia, burro, uovo e tuorlo e sale. Per farcire, ricotta, zucchero, aroma d'arancia, uovo, marmellata di arancia e lamelle di mandorle per decorare. Diamo il via alla ricetta. Mettere nel boccale la scorza d'arancia e lo zucchero. E polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro. La farina. Il sale. Le uova e il tuorlo. Il lievito ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per 30 minuti. Senza lavare il boccale, prepariamo la farcia, mettere lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la ricotta. E l'aroma di arancia. Ed azionare il bimby per un minuto a velocità 3. Aggiungere l'uovo ed azionare il bimby per un minuto a velocità 3. Trasferire in una ciotola e riporre in frigo. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso ne toglieremo un terzo che ci servirà in seguito. Estenderla tra due fogli di carta da forno. Trasferire la frolla in uno stampo da 26-28 cm con i bordi alti. Bucherellare il fondo con i rebbi di una forchetta. Mettere la crema di ricotta. E livellare bene. Aggiungere la marmellata di arance . Sbriciolare il resto della frolla
spolverizzare con delle mandorle a lamelle. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 40-45 minuti circa. La sbriciolata è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Sbriciolata all'arancia. Grazie e alla prossima ricetta!